difendere le prerogative del capo dello Stato, trasmetterle senza incrinature al proprio successore. Con questa motivazione Napolitano ha chiesto all'Avvocatura dello Stato di sollevare davanti alla Consulta un conflitto di attribuzione contro la Procura di Palermo. L'oggetto riguarda le decisioni dei magistrati palermitani sulle intercettazioni di telefonate del Presidente della Repubblica. Decisioni lesive, si legge nella nota del Quirinale, delle prerogative appunto attribuite dalla Costituzione alla prima carica dello Stato. Insomma, non è possibile, secondo il Colle, ascoltare e registrare conversazioni del Capo dello Stato anche indirettamente, cioè anche se il telefono intercettato è quello di chi chiama. Ma di quali telefonate si tratterebbe? Telefonate recenti relative all'inchiesta palermitana sulla presunta trattativa fra Stato e mafia per fermare 20 anni fa le stragi mafiose. C'è stato un intervento del Quirinale per fermare le indagini? Non sono mai venuto meno ai miei doveri costituzionali, rispondeva con fermezza un mese fa Napolitano, accusando piuttosto una campagna giornalistica di insinuazioni e sospetti fondata sul nulla. Non aveva nascosto poi Napolitano il fastidio per le intercettazioni che riempivano le pagine dei giornali e le voci di altre che direttamente lo riguardavano, peraltro mai rese pubbliche. Poteva evitare un intervento diretto su una vicenda che ha già sollevato tante polemiche? Per rispondere a questa domanda la nota del Quirinale cita Einaudi, il dovere di trasmettere al proprio successore facoltà intatte, non indebolite dal silenzio o da una inammissibile ignoranza. Un dovere istituzionale, insomma, che trova larga condivisione nelle prime reazioni del mondo politico, con l'eccezione di Di Pietro che si schiera con Palermo, dice l'ex magistrato, senza se e senza ma.